anni con Avis, tenendo conto che Avis di per sé ha sì uno spaccato particolare epidemiologico, però ha il vantaggio rispetto al resto della popolazione di poter misurare le incidenze su una popolazione assolutamente sana perché è controllata sana. Prego, dottoressa. Grazie, grazie al dottor Petrini che mi ha invitato a questo convegno, a questo spero più un po' concorso, mi dovete scusare ma io ho un po' di sono più restia perché mi interessa molto dare delle informazioni che sono un pochino quello che stanno alla base di questo progetto Cuore. Devo dire la verità che avevo preparato anche una presentazione un po' diversa, per cui mi scuso con voi perché ho dovuto ritirare fuori alcuni concetti fondamentali del progetto Cuore. Io sono la persona che da 30 anni segue popolazioni sane e mette in relazione quelli che sono i fattori di rischio o gli ipotizzati fattori di rischio con lo sviluppo delle malattie. Ci ho messo 30 anni per fare questo, diciamo, questa funzione di rischio, quindi lo voglio dire perché effettivamente, anche se avete delle domande, fatemele, perché credo che non sia così normale avere di fronte le persone che riescono a fare determinati studi, riescono ad applicare sulla popolazione generale alcuni risultati. E mi scuso con voi se tutto non è molto chiaro, ma dovete anche appunto tenere presente che dietro c'è un'esperienza, cioè cerco in mezz'ora di farvi vedere quello che c'è stato. L'altra cosa che chiedo è che a un certo punto stoppatemi, perché purtroppo mi piace questo studio, mi piace tutto questo, quindi se sforo sul tempo, per piacere, datemene, fermatemi. Il progetto Cuore inizia in realtà nel 98, ma noi già lavoravamo in quattro gruppi per la raccolta di informazioni e l'esame di campioni di popolazione e li seguivamo già nel tempo. Però nasce nel 98 in quanto abbiamo avuto un finanziamento del Ministero della Salute proprio per realizzare tre obiettivi che poi sono implementati in altri, perché in realtà il progetto va ancora avanti. Implementare un sistema di sorveglianza degli eventi coronarici e cerebrovascolari. Voi sapete che spesso noi si parla di mortalità, ma in realtà quando valutiamo una malattia dobbiamo valutare la malattia anche prima che la gente muoia. La morte è qualcosa di definito, di chiaro, però dobbiamo cercare anche di capire quello che succede nelle persone che si ammalano. Determinare la distribuzione dei fattori di rischio nella popolazione italiana. Io ho chiuso adesso a luglio l'indagine sullo stato di salute della popolazione italiana, un'indagine che è durata ben 4 anni e i dati sono disponibili, cominciano ad essere disponibili oggi. E valutare il rischio cardiovascolare nella popolazione italiana. Cosa significa valutare il rischio cardiovascolare nella popolazione italiana? Significa studiare quella che è la probabilità di ammalare nei successivi 10 anni, sulla base di quelle che sono le nostre conoscenze. Poi si sono sviluppati altri obiettivi, come implementare il piano di formazione per la valutazione del rischio, spiegare il declino della mortalità negli ultimi 20 anni e aggiornare le carte del rischio. Comunque, parliamo solo del rischio cardiovascolare, perché questo, voglio riallacciarmi anche alla relazione precedente, perché è questo che poi ha dato adito di implementare una serie di cose. Oggi noi sentiamo parlare molto di prevenzione e questo a me fa molto piacere. In realtà vi posso garantire che circa 20-25 anni fa se ne parlava molto poco. Oggi si parla molto di prevenzione per questioni di costi, che la sanità non ce la fa più. Io devo dire che non è soltanto
contro una questione di costo. Noi oggi aumentiamo in media un anno di vita, di aspettativa di vita ogni 3 anni di calendario. Significa che all'inizio del Novecento la aspettativa di vita era intorno ai 50 anni, nel giro di 100 anni è aumentata di circa 30-35 anni. Oggi un bambino che nasce, un maschio, ha un'aspettativa di vita di 79 anni e una bambina di 84. Fra 3 anni di calendario sarà 80 per i maschi e 85 per le femmine, e via via aumentiamo, dicevo, un anno ogni 3 anni di calendario. Questo significa che se dobbiamo vivere a lungo, bene, è importante vivere bene, perché credo che arrivare in età avanzata con 20 anni di sedia a rotelle è molto peggio che arrivare fino a 100 anni e poi morire improvvisamente. Quindi se le malattie cardiovascolari avvengono a 100 anni, cioè un bel infarto ci porta via, beh, vi posso dire, spererei in questo. Comunque torniamo un pochino al progetto Cuore, a vedere che cosa abbiamo fatto per identificare il rischio cardiovascolare. Bene, avevamo la fortuna, dicevo, per 4 gruppi di ricerca, uno in Brianza, uno a Latina, uno in Friuli e uno a Napoli, di avere coorti di gente sana, popolazione sana, uomini e donne, non solo di questa fascia di età 35-69 anni, molti di più, però abbiamo identificato questa fascia perché per valutare la probabilità di ammalare non è che lo possiamo fare a tutte le età, più aumenta l'età e più intervengono tanti altri di quei fattori che possono essere difficili da valutare. Bene, comunque su queste 20.000 persone seguite per un tempo mediano di circa 10 anni che hanno sviluppato 971 eventi, come potete vedere in basso molti di più negli uomini rispetto alle donne, perché noi sappiamo che gli eventi cardiovascolari in questa fascia di età colpiscono più gli uomini che non le donne. Bene, abbiamo seguiti nel tempo. E che cos'è che ci ha fatto capire una serie di cose? Vediamo un esempio che vorrei che rimanesse ben chiaro. Abbiamo trovato nelle nostre coorti 2 persone, un individuo A e un individuo B, 2 uomini di 50 anni di età, uno fumava 5 sigarette al giorno, quindi una cosa abbastanza, diciamo, poco, non tanto, un altro non fumava per niente, un colesterolo totale un po' diverso, 2,60 nella persona che non fumava, 2,20 nell'altro, colesterolo HDL molto poco differente l'uno dall'altro, una pressione 110-130, non diabetici e non con terapia antipertensiva. Ora, andando a valutare la probabilità di ammalare, cioè il rischio cardiovascolare a 10 anni, ci siamo accorti che l'individuo A, nonostante un colesterolo di 260, praticamente aveva un rischio cardiovascolare che era circa metà dell'individuo B. Cosa deve farci ragionare questo? È che piccoli rischi distribuiti su una persona di tante piccole cose, 5 sigarette al giorno, 220 di colesterolo, poco quindi, 130 al posto di 110 di pressione, pochissimo, e chi si azzarderebbe a suggerire a una persona del genere qualche cosa? Nulla praticamente. Bene, questa persona aveva un rischio doppio. Il problema, sapete qual è? È che questa persona con colesterolo di 2,60, prima o poi un operatore sanitario che gli suggerirà, gli dirà qualche accorgimento, ci sarà. Ma l'altra persona, nessuno si scompone di dargli qualche suggerimento, perché ovviamente le cose che ha sono talmente poche che non ci sprechiamo neanche il fiato. Il problema è anche un altro, che in termini di popolazione abbiamo molte più persone tipo l'individuo B che non tipo l'individuo A. Allora facciamo un pochino mente locale a noi stessi. Vedete come sono diverse le situazioni.
Bene, quest'altra è un'altra diapositiva difficilissima, ma io ci ho messo 30 anni a farla, quindi cercherò di spiegarvela sinceramente, ma credo che sia importante comprenderla. La nostra popolazione di uomini, quella vecchia, ruolata negli anni 80, quella che seguivamo da tanto tempo, hanno sviluppato una serie di eventi, ve l'ho detto prima, 971 in tutti. Bene, siamo andati col nostro modello di predizione, questa funzione di rischio che abbiamo messo a punto, a valutare qual era il rischio cardiovascolare. Quindi abbiamo dato un punteggio, un valore a queste persone. E questo punteggio, questo valore è quella riga tratteggiata che vedete, si chiama rischio, cioè probabilità di ammalare. Bene, siamo andati a dividere questo rischio in 10 parti uguali e siamo andati all'interno di ogni parte a guardare quanta gente avevamo all'inizio e quanti eventi si sono sviluppati. Chi aveva il rischio molto basso? Erano circa 3.000, scusate, devo mettere gli occhiali perché, ecco, circa 3.400 uomini che nel giro di 10 anni hanno sviluppato 112 eventi, cioè si è ammalata una persona ogni 30. Chi aveva il rischio molto alto, l'ultima categoria, erano circa 55 persone, cioè se ne è ammalata e che hanno sviluppato in 10 anni 17. Eventi, cioè si è ammalata una persona ogni 3. Credo che non occorre essere né epidemiologi né matematici per capire che esiste una differenza tra i due gruppi. Noi normalmente come medici ci preoccupiamo di questa parte qua, che sono le persone cosiddette ad elevato rischio, ad alto rischio. Bene, però siccome io mi interesso di salute pubblica, vi devo dire che questa parte qua, di cui noi sempre ci preoccupiamo, quelli che hanno il colesterolo alto, quelli che hanno la pressione alta, quelli che fumano, quelli che hanno familiarità, eccetera, bene, ci preoccupiamo di questa parte qua, però se noi sommiamo gli eventi, ci accorgiamo che da questa parte, sì, abbiamo un numero di eventi limitati, cioè 17 più 20 più 18, ma se noi ci preoccupiamo di salute, vedete che in realtà il numero di eventi che si sviluppano sono più da questa parte qua. E allora torniamo a quel concetto che dicevamo prima. Piccoli rischi, molto piccoli, distribuiti su tutto, sono quelli che poi pesano. Allora, se noi vogliamo fare della prevenzione, prevenzione non limitata soltanto agli elevato rischio, ma fare in modo che la gente mantenga lo stato di salute. Il dottore prima ha detto una cosa meravigliosa, finalmente si parla non di malattia, ma si parla di salute, salute in termini di un bene prezioso che va mantenuto perché il momento che ci ammaliamo si perde. Bene, se noi ci occupiamo di salute, che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo ingrandire sempre di più questa categoria di persone qua e fare in modo che con l'età queste persone non scivolino in quest'altra parte. E questo è un lavoro molto complesso e difficile. Questa diapositiva ve la faccio vedere per un semplice fatto. Di tutti i fattori di rischio che siamo andati a stimare, familiarità, obesità, indice di massa corporea, tutto, abbiamo cercato di mettere dentro tutto ciò che era possibile arruolare, che era stato arruolato negli anni 80. Tenete presente 80 e 90, tenete presente che tante cose si scoprono nel corso del tempo. Quando io ho cominciato a lavorare nell'ambito del Seven Country Study, l'HDL neanche si valutava solo la colesterolemia totale. Quindi voglio dire che bisogna anche tenere presente che questi studi hanno i difetti, diciamo, di quello che si raccolgono quando si cominciano a fare gli studi. Solo oggi abbiamo le banche biologiche che possiamo tornare indietro e conoscere un pochino di più. Bene, questa diapositiva ve la faccio vedere solo per un fatto. Adesso ve la spiego. Di tutti i fattori che noi abbiamo valutato, 8 fattori sono importanti. E quali
sono questi fattori? Il sesso, l'età, la pressione sistolica, la colesterolemia totale, la colesterolemia HDL, l'abitudine al fumo, il diabete e in questo caso anche la terapia antipertensiva. Perché? Perché noi aggiustiamo il valore della pressione arteriosa di una persona con una terapia, la terapia lo mantiene bassa, non è detto che questa persona abbia la pressione bassa da tanti anni. Bene, questa diapositiva ve la faccio vedere solo per un fatto. Bene, questi sono i famosi 8 fattori che ci permettono di predire la probabilità di ammalare di un evento coronarico o cerebrovascolare fatale o non fatale, cioè anche degli eventi che vengono solo ospedalizzati e tornano a casa, di predirlo nei successivi 10 anni. Predire significa dire che su 100 persone 10 se ne ammaleranno, ma attenzione, noi non sappiamo mai quali saranno quei 10 e noi pensiamo sempre che quei 10 sono gli altri, non ci vediamo mai noi fra quei 10, però ahimè non è sempre così. Bene, perché vi faccio vedere questa diapositiva? Per un fatto, vedete che queste variabili, età espressa in anni, pressione sistolica espressa in millimetri di mercurio, colesterolo totale espresso in milligrammi per decilitro, HDL in milligrammi, fumo sì no, diabete sì no, hanno unità di misura diverse. Per cui noi lavoriamo valutando questo beta, questo coefficiente che ci dice che è il peso specifico del singolo fattore. Ricordate il peso dei metalli? Il peso specifico dei metalli che erano diversi l'uno dall'altro. Bene, è la stessa cosa, però siccome non possiamo confrontarli e dire questo è più pesante rispetto all'altro perché hanno unità di misura diverse, noi epidemiologi abbiamo un piccolo diciamo sotterfugio, li confrontiamo sempre a un livello della deviazione standard e allora questi numeretti in rosso che vedete qua sono confrontabili. Allora, se noi vogliamo sapere per gli uomini qual è l'evento, qual è il fattore di rischio più importante, guardate un po' questi numeri. Qual è il numero più alto? L'età, age. Per le donne, guardate un po', qual è il numero più alto? Lo vedete? Come si chiama questo? Fumo. Allora, quando noi ci sentiamo dire ma quella persona è morta oppure ha avuto un evento ma non aveva fattori di rischio, signori miei, tutti ci abbiamo l'età, quindi significa che l'età è un fattore che pesa e ahimè nelle donne ancor più dell'età pesa l'abitudine al fumo. Però tutti questi fattori contribuiscono: uno, l'età, la pressione, il fumo, il diabete, quindi questi sono quelli che ci danno il peso maggiore e questo è quello anche che succede in quello che noi stiamo studiando per aggiornare le carte, perché le carte e le funzioni di rischio dipendono anche da quello che è il livello medio dei fattori nel corso del tempo. I fattori di rischio oggi sono diversi da quelli che erano 20 anni fa, quindi noi dobbiamo aggiornare tutto questo. Bene, con questa esperienza noi abbiamo messo a punto questo punteggio individuale e queste carte del rischio cardiovascolare che sono state utilizzate anche per la valutazione di altre cose, ma il messaggio che io voglio lasciarvi è proprio questo: il rischio cardiovascolare non vale solo per considerare gli alto rischio, ma per mantenere basso il rischio nel corso del tempo. Questo è uno strumento, non si sostituisce alla capacità del medico di fare della diagnosi, ma è uno strumento, come misuriamo la pressione arteriosa, come misuriamo altre cose, per dirci cosa succede nel corso del tempo. E questo ci può anche aiutare a convincere meglio le persone a mantenere basso il rischio nel corso degli anni. Bene, mantenere basso il rischio nel corso degli anni significa mantenerlo soprattutto non solo dalla giovane età, ma qualsiasi età può essere importante per iniziare
ad adottare uno stile di vita sano. Capisco che sia molto difficile, il mio background è anche quello stato di medico di medicina generale, la mia carriera l'ho cominciata come medico di medicina generale, so quanto sia difficile convincere la gente ad adottare degli stili di vita sani. È molto facile perché loro, i nostri assistiti, arrivano dicendo: dottore, voglio mangiare, non muovermi, fumare c'è e però mi dà la pasticca. Questo non è un ragionamento sano. Come vi dicevo prima, la salute è un bene prezioso che va mantenuto e ahimè, vi devo dire una cosa, credo che parliamo fra operatori sanitari, ci sono tanti stili di vita non eccelsi fra gli operatori sanitari. Vi farò vedere alcuni dati adesso relativi agli stili di vita e gli operatori sanitari, i medici in prima fila, sono quelli che hanno l'abitudine al fumo più elevata rispetto alla popolazione generale. Perché dico questo? Perché quando un medico o un operatore sanitario cerca di convincere i propri assistiti a migliorare lo stile di vita, bene, se voi lo capite da voi stessi, se l'esempio non è dato dall'operatore sanitario, è molto problematico convincere le persone. Provate anche voi a modificare il vostro stile di vita e vedrete quanto è più facile poi spiegarlo alle persone che ci circondano, perché uno passa nella difficoltà di modificare certe cose. Vabbè, vado oltre perché altrimenti sapete, non vorrei diventare un po'. In realtà anch'io ho modificato i miei stili di vita, perché dovendo lavorare su queste cose purtroppo li ho dovuti modificare per amore o per forza, però devo dire che poi sia una soddisfazione, perché effettivamente poi tutto questo dà un senso al lavoro che facciamo. Bene, nell'ambito di questo progetto Cuore abbiamo fatto un piano di formazione dei medici di medicina generale. In realtà molti di questi corsi li abbiamo fatti anche nei centri trasfusionali e abbiamo costruito questo meccanismo per la valutazione del rischio cardiovascolare e anche fatto questo software per la raccolta di dati e per valutare quello che è il rischio cardiovascolare nella popolazione generale. Perché effettivamente quando un ricercatore mette a punto degli strumenti che possono essere utilizzati in sanità pubblica, poi bisogna applicarli. Questa applicazione non è una cosa facile. Bene, comunque abbiamo fatto corsi, abbiamo fatto molte discussioni. Io adesso anche vi faccio vedere alcuni dati che sono stati raccolti. In realtà abbiamo fatto dei libri che sono stati distribuiti, oggi ne ho portato qua uno come copia e soprattutto, se volete, nell'ambito di corsi, questo fa parte del Piano Nazionale di Prevenzione 2008-2010, comunque noi continuiamo in alcune regioni ancora a lavorare per questa azione di prevenzione. A ottobre 2012 avevamo raccolto 175.000 valutazioni del rischio cardiovascolare tramite il programma cuore.exe, quello scaricabile dal sito del progetto Cuore, che è scaricabile per i medici di medicina generale, per i centri trasfusionisti, per gli specialisti, per i centri di prevenzione. Questo ci serve un pochino per avere anche una valutazione di quello che sta succedendo. Bene, il rischio è stato valutato su 146.000 persone. Perché? Perché il rischio cardiovascolare si valuta ogni anno per le persone che hanno un rischio elevato e poi man mano almeno ogni 5 anni per le persone che hanno un rischio un po' più basso. Questo ci serve, come vi dicevo, per fare in modo che questo rischio non aumenti nel corso del tempo. Circa 16.000 persone di tutto questo pacchetto hanno rimisurato il rischio, il 23% della popolazione ha rimisurato il rischio a distanza di almeno 1-2 anni. Cuore.exe in realtà sta anche in altri pacchetti della medicina generale, quindi questi dati che vi mostro sono solo quelli che conferiscono direttamente al nostro istituto tramite Cuore.exe.
Guardate un poco, di tutti i dati che sono stati forniti, l'81% è dei medici di medicina generale, nei centri dei donatori sono il 9%. Una cosa che è stata sottolineata prima e che è molto importante, le persone vengono a donare e danno questa, fanno questa donazione di sangue, noi gli sottoponiamo una serie anche di informazioni, gli diamo una serie di informazioni. Bene, perché il Ministero ha pensato a fare questa cosa del progetto Cuore? Perché effettivamente questo fatto di dargli una risposta che è un po' compatta sul rischio cardiovascolare, mettendo vicino pressione, colesterolo, HDL, cioè una serie di abitudini, era abbastanza utile anche per vedere nel corso del tempo come variavano. Questi sono i medici, quindi anche i centri di tutti i centri, diciamo, che sono stati, che hanno scaricato il programma, e sono il numero di assistiti che contribuiscono. Noi lavoriamo molto nelle regioni che ci hanno chiesto il nostro, che hanno chiesto il nostro supporto con i piani di formazione, che sono essenzialmente le regioni più del sud. Questo è un indice importante perché significa che qua avete già una buona organizzazione per quanto riguarda la formazione. Loro ce l'hanno chiesto soprattutto per gli aspetti formativi. Bene, questo è il rischio, che il livello medio di rischio, che come vedete bene, il livello medio di rischio è molto diverso tra regione e regione. Io ho appena finito, questo health examen, questa indagine sullo stato di salute della popolazione italiana. Bene, vi posso dire che ci sono delle variazioni abbastanza evidenti per quanto riguarda le caratteristiche sia delle popolazioni del nord, del centro e del sud. Caratteristiche che sono maggiore obesità al sud, maggiore pressione arteriosa, maggiore consumo di sale nell'alimentazione. Attenzione, è la prima volta che facciamo questa indagine con la raccolta delle urine delle 24 ore. Ve lo dico così, anzi scusatemi se vi do degli spot, ma credo che siano importanti per tutti noi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda non più di 5 grammi di consumo di sale al giorno. 5 grammi sono un cucchiaino di tè praticamente come aggiunta nell'alimentazione. Bene, oggi noi abbiamo negli uomini un consumo medio, una eliminazione con le urine delle 24 ore di circa 11 grammi di sale al giorno e nelle donne 8,9, sì, quasi 9 grammi. Rispetto ai 5 grammi sottolineati, credo che abbiamo molto da lavorare in termini di prevenzione. E il sale è una delle cose più comuni e più facili. Esiste un progetto di comunità che è la riduzione del sale del pane e che noi stiamo sorvegliando, ed è proprio questo, ma assieme a quello ci sono tante piccole azioni che possiamo fare noi giorno per giorno. Bene, vado un po' più avanti, i centri, il numero dei donatori, vedete il numero delle persone a cui è stato misurato il rischio cardiovascolare, 27% donne e il 73% uomini, questo lo sappiamo, i donatori sono più uomini, li troviamo di più fra gli uomini rispetto alle donne. I risultati che vi faccio vedere, gli indicatori di rischio, l'età di distribuzione, ovviamente chi è che va a donare il sangue, sono più le persone un po' più giovani, le fasce di età più giovani, e quindi questo è in linea su quello che noi sappiamo. E come vedete il rischio cardiovascolare, come atteso, ve l'ho detto prima, l'età è il primo fattore di rischio, quindi l'età aumenta, con l'aumentare dell'età aumenta il rischio cardiovascolare. Bene, quante persone, la stragrande maggioranza sia delle donne che degli uomini che abbiamo misurato, sono con rischio basso, inferiore al 3%, significa che su 100 persone con quelle caratteristiche 3 se ne ammaleranno. Alcune, il 29% degli uomini e il 5% delle donne, fra il 3 e il 9%, tra il 10 e il 14% abbiamo il 3-6%, degli altri quasi non abbiamo persone. Quindi confermiamo il fatto che chi va a donare il sangue sono le persone più quelle che hanno meno caratteristiche, però che hanno meno rischio. Però ahimè, guardate un po', allora non ci sono diabetici, c'è qualche ipertenso in trattamento, ma ci sono fumatori, 24-23%.
Attenzione che la prevalenza nella popolazione generale dell'abitudine al fumo è diventata di circa il 20% negli uomini e del circa il 20% nelle donne. Gli uomini sono molto virtuosi, in questa fascia di età stanno cominciando a ridurre. Siamo preoccupati perché le donne aumentano, ma aumentano soprattutto il fumo nelle ragazze, e nelle donne giovani, e questo è un problema in termini di sanità pubblica, perché poi sono quelle che sono più soggette a all'utilizzo dell'anticoncezionale, e voi sapete che anticoncezionale e fumo è come avere una bomba in mano che può scoppiare da un momento all'altro. Bene, peso e altezza sono indice di massa corporea. Guardate un poco quanto possiamo dire anche a queste persone che vengono da noi. Non so se siete pratici su questo indicatore, ma l'indice di massa corporea medio nelle popolazioni cosiddette normali è inferiore al 25. Quando la media della popolazione diventa 28, significa che la stragrande maggioranza sta nella categoria del sovrappeso. Molti sono i suggerimenti relativi che hanno dato i donatori quando la persona si è presentata a fare il rischio cardiovascolare, gli suggerimenti che sono stati dati sull'alimentazione, sull'attività fisica. Vedete che sul fumo praticamente quasi nessuno dice niente, queste sono percentuali praticamente, però insomma forse potremmo anche dare qualche consiglio, qualche suggerimento in più. Questo solo per farvi vedere che cosa, forse questo lo conosciamo anche poco noi come medici, se noi riduciamo il peso di circa 10 kg, noi abbiamo una riduzione della pressione arteriosa tra i 5 e i 10 mm di mercurio. La dieta DASH non è una dieta a base di sapone, è una dieta mediterranea, diciamo, inventata dagli americani, ma è a base di frutta e di verdura, con molto consumo di frutta e verdura, poca carne, pochi dolci, quella che era la famosa dieta mediterranea di quando ero piccola io. Io lo dico sempre, quando ero piccola, sono la quinta figlia, il dolce si mangiava solo la domenica, c'era il rito, si andava a messa, si passava in pasticceria, una pasta per figlio, non ce n'era di più, e quella era il dolce di tutta la settimana. Il frigorifero lo potevi aprire quanto volevi, era sempre vuoto. Perché? Perché i nostri genitori, la mamma, andavano al mercato la mattina, faceva la spesa per tutta la giornata, e la fine della giornata era bravissima, voglio dire, proprio una persona che sapeva esattamente il consumo. Oggi prendi tre, paghi due, abbiamo troppo da fare, e ci sono questi frigoriferi enormi pieni. I bambini non si rendono conto che c'è un limite nel mangiare. Bene, riduzione del consumo di alcol produce una riduzione della quantità della pressione arteriosa. Ricordiamoci che la famosa dieta mediterranea ha tre punti deboli. Il primo è il sale, di cui vi ho già parlato. Il secondo è il consumo di vino e di olio d'oliva, che sono due cose molto importanti, ma sono molto caloriche. Quindi in un paese che sta andando sull'obesità, dobbiamo almeno stare un pochino più attenti a questo tipo di lazioni. Di quanto si riduce il rischio cardiovascolare diminuendo di un'unità l'indice di massa corporea? Bene, se lo facessimo sull'intera popolazione si ridurrebbe molto, sia per quanto riguarda le donne che per quanto riguarda gli uomini. Però un'unità di indice di massa corporea per una persona data 1,60 m significa diminuire di 2,5 kg. E voi sapete, io ve lo dico prima, ve lo posso garantire, ho cercato di stare un pochino attenta, sto cercando di stare un po' attenta perché sto scivolando sul sovrappeso, e se vengo a raccontarvi queste cose non posso presentarmi in sovrappeso o obesa. Bene, vedete, ridurre di 3 unità per persone molto alte significa ridurre 10 kg, che è molto faticoso. Ma ahimè, io quello che vorrei far comprendere è che noi non siamo e nasciamo obesi, lo diventiamo. Allora, se noi come operatori sanitari
magari ci cominciamo ad accorgere di un chilo in più, allora possiamo aiutare le persone a perdere questo chilo con più facilità e non avere quella situazione per cui perdere 20 kg diventa veramente una cosa difficile. Bene, follow up del rischio cardiovascolare. Vediamo un poco, abbiamo detto che circa 6.000 persone delle 13.000, quindi il 49% della popolazione, è stata misurata almeno due volte. E fra queste persone, questo sono il percentuale, molti sono rimasti stabili, molti sono migliorati, alcuni sono peggiorati. Però tenete presente questo, che la misurazione del rischio viene fatta dopo un anno, dopo due anni, quindi di per sé il rischio tende ad aumentare perché diventiamo un anno o due anni più anziani. Quindi il fatto di essere stabili è già un buonissimo risultato, perché se noi riusciamo a mantenere il nostro rischio nel corso degli anni, significa che abbiamo già fatto un grosso passo avanti. E alcuni, molti, il 20% delle donne e tutti questi degli uomini sono addirittura migliorati. E in termini di fattori di rischio, andate a vedere qua, in termini di fattori di rischio, nonostante l'età che sia aumentata, quindi che non è andata giù, abbiamo la pressione che è diminuita, il colesterolo che è diminuito, l'HDL che è leggermente aumentata, quindi quei pochi suggerimenti che voi siete riusciti a dare nell'ambito dei donatori di sangue, bene, quei pochi suggerimenti vedete che danno subito dei frutti, nell'ambito anche di anni. Un po' meno sul fumo, ribadisco che è molto difficile, però anche se noi riusciamo a fare una riduzione di poco in una singola, nei singoli centri, però poco poco questo significa che va verso il bene. I fattori di rischio per la valutazione del rischio cardiovascolare vanno misurati correttamente. Quando si misura la salute non è come quando si misura una persona che sta male e ha bisogno di un'emergenza. La misurazione della pressione arteriosa deve essere fatta con dei criteri che sono quelli standard, perché poi, tra le altre cose, noi abbiamo valutato queste popolazioni tutti con la stessa metodologia. Allora, misurare la pressione arteriosa significa anche riuscire a misurare tra, non solo arrotondare allo zero, ma significa che riusciamo a misurare anche a 2, a 4, a 6, a 8 mm di mercurio. Vedete che noi tendiamo a dare lo zero, tendiamo ad arrotondare. Perché dico questo? Perché poi se tendiamo ad arrotondare, il rischio, vedete come varia a secondo di 2 mm, 2 mm in più o meno? Quindi la stessa persona, praticamente, in cui facciamo una misura un pochino più precisa, gli possiamo dare un risultato che è un po' più preciso. E questo è importante perché, come vi dicevo, noi non valutiamo la malattia oggi, valutiamo la probabilità di ammalare nei successivi anni. Io concludo qui, non do conclusioni, perché credo e spero e mi auguro di avervi dato lo stesso questo concetto di prevenzione in termini di salute, di mantenersi sani nel corso del tempo. Tutto questo lo trovate sul sito web del Progetto Cuore, trovate anche il programma per scaricare, trovate le brochure per l'alimentazione, per gli stili di vita, e vi ringrazio per l'attenzione.